lancio io, Paolo. Prendo subito il microfono al volo per dirvi innanzitutto di comprare il libro, subito lo diciamo, perché merita, non perché Paolo è un amico. Sono 370 e rotte, 380 pagine che sono, devo dire, volano, cioè si leggono molto, molto velocemente, molto leggermente, seppure ovviamente i temi sono molto seri. E io al termine di questo libro, ovviamente c'erano cose che conoscevo già, avevo già letto, ma ci sono cose che non tutte le avevo lette, la domanda che mi sono fatto è stata: ma già in una vita sola fare tutte queste cose non è facile, ma soprattutto la domanda è: chi te l'ha fatto fare? Perché qui ti sei creato notevoli problemi nella vita, in tutte le battaglie che hai fatto, notevoli nemici nella vita, in tutte le battaglie che hai fatto. E la risposta, rileggendo le tue pagine, mi è venuta dalle tue parole, cioè alla fine rimarchi sempre che è stata quello che ti ha portato avanti, è stata anche la fortuna di incontrare le persone che hai citato e tutte le persone che ti hanno aiutato nelle tue battaglie, ma soprattutto, come diceva il nostro Giulio, divertendosi. Il segreto è quello. Io penso che quello veramente è, correggimi se sbaglio, penso di aver scoperto il perché sei riuscito a fare tutte queste cose. Duri ma con gioia, si diceva una volta. È l'unica maniera per poter fare tutta una serie di cose, che se uno non si diverte gli passa la voglia subito. E io ti stimolo un attimo, ecco, dopo questa breve introduzione, che era una riflessione appunto su come si può fare una vita del genere, e un po' l'ho detto, e ti vorrei stimolare, entriamo subito più nell'argomento più caldo della politica. Io prima però dell'argomento della politica volevo sintetizzare il perché con una frase di Oscar Wilde. Oscar Wilde diceva che se sei in disaccordo coi tre quarti delle persone che conosci, vuol dire che sei sano mentalmente. Quindi io, è stata una questione di sanità mentale, hai capito? Per cui mi sono comportato così. È corretto, Paolo. Infatti mi sono riportato anche una bella frase di un nostro conterraneo dell'Appennino, Tiziano Terzani, che dice: non siamo educati ad agire diversamente, che è una grande verità anche questa, e si capisce dal tuo libro proprio questo, anche questo insegnamento che ci hai lasciato. E tornando a prima, io l'ho sintetizzata così: il segreto è sapersi divertire e raccogliere buone amicizie, perché sono quelle che rimangono. E quindi questo è il tuo segreto. Andiamo un po' a pungerti, proviamo a pungere un po' l'istrice, che non è facile da pungere, la prendiamo da sotto. Poi andiamo a giocare un po' sulla politica. Appunto, Giulio ti ha detto, insomma, ha ricordato quanta passione e quanto impegno hai messo in politica, a combattere in determinati politici. Io adesso lavoro in regione e insomma mi guardano tutti, devo dire, sindaco, mi guardano tutti in maniera strana, perché vengo da Poretta. Noi abbiamo tre consiglieri regionali, di cui uno è assessore in giunta Bonaccini. Quindi insomma, Porretta è tutto. Quando dico sono di Porretta, in regione mi rispettano tutti, perché insomma è una cosa molto particolare. È diventata l'ombelico del mondo. Ma veramente, mi dicono: ma cosa fate? Ma avete una scuola di politica, me le dicono di tutti i colori. Quindi no, la politica che è andata in basso. No, un breve commento sui nostri tre consiglieri, nonché uno che è diventato recentemente assessore e anche all'interno del Partito Democratico è diventato un coordinatore a Roma, quindi parliamo di Igor Taruffi. L'altro consigliere che abbiamo è Martin Angelisti, che conoscete bene, è stato anche vice sindaco a Granaglione del nostro sindaco, e il terzo è Michele Facci. Sono tre di tre partiti diversi. Io qui ti chiedo una carrellata, un tuo commento, un po' ce li citi, adesso non so se vuoi riprendere la tua zirudella.
Vai Paolo. Allora, innanzitutto due di questi vengono dalle zone alte di Gran Lione. E, se devo dire, prima do un giudizio generale. Il giudizio generale è che di politici di razza lasciamo perdere. Ci sono dei politicanti oggi. Ma questo non è solo una cosa che appartiene a Marte Evangelisti o a Facci o a Igor Taruffi. È un po' il 98% del personale politico oggi che è così, assolutamente politicante, incapace, ignorante, una cosa tragica. Dico, voglio dire, e noi abbiamo avuto il culo che abbiamo avuto un sindaco che è un politico, che non è una cosa da poco. Lo dico perché è così, lo dico. Allora, premesso questo, tu naturalmente ti sei basato su tutte le sirudelle che io ho fatto, in cui ho attaccato, per la maggior parte ho attaccato Igor Taruffi e poi Marta Evangelisti, solo che Igor Taruffi è stato da un lato un po' più furbo perché non ha mai reagito, no? Tranne una volta, ma lo fece per difendere Rabboni, che mi attaccò per difendere Rabboni, non vi dico chi è perché è inesistente, quindi non c'è bisogno di dire chi è. Bene, la Marta Evangelisti, se ci fosse un ministero delle dogane, sarebbe da dare alla Marta Evangelisti. Uno, perché ha avuto la capacità, quando era in Forza Italia, di sdoganare i fascisti. E adesso in Fratelli d'Italia sdogana i nazisti. Cioè, quindi voglio dire, il ministero delle dogane alla Marta Evangelisti dovrebbe essere garantito. Questo è il mio giudizio sulla Marta Evangelisti. Invece, per quanto riguarda Igor Taruffi, vi dirò una cosa che ci rimarrete male. Io oggi mi sento alleato di Igor Taruffi. Siccome io lo definì lo stratega che non capisce una sega, no, in una delle zingelle. E siccome contemporaneamente è da una vita che spero che sparisca il Partito Democratico, prima PC, PDS, DS, PD, proprio l'ho sempre sperato che sparisse, perché è una fogna di partito. Ebbene, lui, andando a organizzare il PD, mi sta dando una mano, è un mio alleato, perché sappiamo che la sua strategia è quella. Per quanto riguarda Michele Facci, io di Michele Facci sono, non dico amicissimo, ma ho rispetto. Rappresenta una destra, mi sembra, non so, spero che faccia qualcosa per queste zone, però io mi ricordo quando dovetti fare una dichiarazione di voto, dichiarai in una delle sirudelle, se dovessi essere di destra e nei secoli fedele, sicuramente voterei Facci Michele. Che cosa? Leggila tutta. Tutta, devo leggere. Dichiarazione di voto, destra. Allora, io scrissi, c'erano le elezioni, dicembre 2019, se io fossi in odio delle donne e dei bambini, di sicuro voterei per Bovaccini. Se io fossi una sardina ai poteri a consenziente, voterei Elena Gaggioli del PD esponente. Se io fossi squalo, re di squadristi opportunisti, darei il mio voto a Marta Evangelisti. Se io fossi destro in buona fede e ai miei valori fedele, non c'è alcun dubbio, voterei Facci Michele. Se io fossi a far valere il mio voto disgiunto,
potrei votare Igor Taruffi, ma con un certo disappunto. Se io fossi l'Istrice, come sono e fui, mi turo il naso, voto potere al popolo e disdegno altrui.